Sto bene, anch'io buongiorno. Abbiamo raccontato tante storie, no? E io sono partita da un dettaglio della tua vita che pochi conoscono, no? Il rapporto con il tuo corpo quando eri piccolo, le dichiarazioni, diciamo, che hai fatto e alcuni, come dire, episodi anche a livello relazionale, no? Tra i tuoi compagni anche di classe, in cui c'era una specie di conflitto, no? E di ostilità. Sì, più che altro io sono stato sempre più alto e più grosso della norma. E allora, diciamo, nella mia infanzia, nella mia adolescenza, ci sono stati degli episodi in cui sono stato preso un po' di mira fisicamente. Ora, è vero anche che il mio aspetto esteriore mi aiutava a non subire fenomeni di bullismo, perché ero talmente grosso, diciamo, che non si azzardavano a bullizzarmi. Però ricordo, insomma, di aver avuto un rapporto, e ce l'ho ancora, poco sereno con il mio corpo. Pensa che l'estate a Taranto, a mare, io facevo il bagno con la maglietta, perché mi vergognavo, insomma, di farmi vedere, capito? Tant'è vero che poi nell'89, quando a 17 anni ho fatto la prima partecipazione in televisione su Rai 1, il Festival di Castrocaro, vinsi la sezione Volti Nuovi, e pensa che il maestro Michele Guardì era autore e presentava Fabrizio Frizzi insieme a Clarissa Barte e a Paolo Onofri. Ecco perché tante volte ho detto che Fabrizio è stato veramente un amico che mi ha accompagnato. Andando a Castrocaro su Rai 1 sentii l'apice del disagio, e allora, tornando a casa, chiesi ai miei genitori se potevo fare una cura dimagrante. Loro mi acconsentirono e nel giro di 5-6 mesi persi 32 kg. 32 kg? Sì, sì. Ed era l'anno dell'esame della maturità. Quindi loro mi vedevano. Cioè, era un tuo disagio fisico che probabilmente magari non sì, c'era per gli altri, ma era una cosa che vivevi male tu? Beh, effettivamente c'era, perché comunque, sai, la taglia del vestito, la taglia del pantalone. Ma diciamo, quei bulli che ti dicevano, quei bulli? I bulli mi dicevano poco, perché sennò rischiavano, diciamo, nel senso che ero in condizione anche strutturalmente di potermi difendere. Però certamente, sai, gli sguardi non erano proprio benevoli. Ancora oggi, quello che mi dispiace è che le persone tante volte ti incontrano, invece di guardarti negli occhi e di dire: a proposito, auguri mogliettina. Grazie. Auguri per questo tuo ringrazio. Momento bellissimo. Ecco, vedi, guardarsi negli occhi e dire: come stai? Tutto bene? Sono contento per il tuo matrimonio? Ti guardano, ti squadrano da capo a piedi, no? E guardano se sei un po' più gonfio, se sei un po' più sgonfio, se hai il chilo in più. Vabbè, ma sai dove li mandiamo noi? Ma vogliamo, ecco, ma guardiamoci negli occhi. Sai come diceva Alberto Sordi, proprio? Guardiamoci negli occhi, abbracciamoci e chiediamoci come allora, stiamo. Hai visto lì chi c'è? Il tuo amico Samuel, che è Miss Italia, È stato, voglio dire, un accompagnatore così bravo e così bello come Samuel, non potevo chiedere di meglio quella sera. Ciao Samuel. Allora, come partiamo. Come stai? Bene, ciao. Grazie. Con tutta la tua famiglia e i tuoi grandi affetti, poi ci sarà un momento che personalmente mi ha commosso tantissimo. Guarda. Dico per i giornalisti, anche quelli di Gossip, dall'altra parte dello studio, una dedica d'amore che tutte le donne vorrebbero. Guardate. Nel 97, a un certo punto, io vengo chiamato da Rai 1 e anche da Enzo Mirigliani e da Patrizia per far parte della commissione tecnica, della giuria tecnica di Miss Italia, e c'è l'incontro con questa ragazza. Da quell'incontro sono nate tante cose belle, Alessandra e Lorenzo, e stasera, amore mio, oltre ai tanti privilegi che ho avuto, mi posso prendere il lusso con tutto il cuore, con tutto il mio amore,
di dedicarti una canzone così. Sei bellissima! Sei bellissima! Vabbè! Non vale, non vale. No. E sei una cattivona. Non vale. E questa... Sei una cattivona, lo sapevo. Ho fatto training autogeno da stamattina, ho detto non devo piangere, non devo piangere. E questa è la canzone, questa è la colonna sonora del nostro amore. Perché quando ci siamo fidanzati alle prefinali di Miss Italia a Riolo Terme nel 97, poi io quella sera le chiesi di uscire, finita la giornata, e andammo verso Rimini a bere qualcosa. E io in macchina mi sparai il grande Pino Daniele. Questa canzone. Questa qua, canzone. E da lì canzone. Lei proprio, eh? Eh? Penso di sì. Ascoltala un po', dai, alziamola un po' sta canzone. Facciamo un fuori programma. Poggio la testa sulle gambe strette, mi sveglio in mezzo a quel sorriso, gridando questo è il paradiso. Che un male c'è, che c'è di male, se la mia vita ti appartiene ed è normale. Che male c'è, che c'è di male, se chiudo gli occhi insieme. Adesso parte la magia, quella vera. Guarda. Abbracciami perché mentre parlavi ti guardavo le mani. Abbracciami perché sono sicuro che in un'altra vita mi amavi. Abbracciami anima sincera, abbracciami questa sera. Per questo strano bisogno anch'io mi vergogno. Che male c'è, che c'è di male, se la mia vita ti appartiene ed è normale. E tuo figlio Lorenzo bellissimo, bellissimo ragazzo, e Alessandra, 21 anni, cucciolina, un cantante in una band adesso fa... Sì, cioè, lui improvvisamente, siccome devo dire io a casa, all'insegna di una sorta di stacco rispetto all'attività, al lavoro, non abbiamo a casa microfoni, sale prove, eccetera, certo. Quindi lui non è cresciuto in questa dimensione, a un certo punto ha detto posso andare a lezione di canto, ma era già grandino, E da lì poi ha conosciuto dei ragazzi, ha formato questa band. Ma guarda cosa abbiamo trovato noi. Addirittura. Guarda. Tu questo rap non l'hai mai sentito? No, non ho mai sentito. E il mio gancio naturalmente. Beatrice, vieni qua perché ti faccio ascoltare Lorenzo Rap, il primo disco del figlio di Alessandro Greco. Vieni qua. Andarono a prendere i bagiti di Lorenzo. Cioè. No, vabbè, no. Cioè, ma che siamo andati a trovare? No, bellissimo. Avete capito? I bagiti di Lorenzo. Sorpresa di Raffaella Carramba. Mando un bacio a Raffaella. Lorenzo Rap, io ho proprio il CD a casa, registrarono i vagiti di Lorenzo e poi al loop fecero questa canzone da discoteca, pazzesco. Alessandro, in bocca al lupo per tutto, a Miss Italia sei stato super, mo grazie. Te lo dico, io ero là, ti guardavo, sei stato davvero bravo. Voglio ringraziare... Sei d'accordo, Tiziana?
stato bravo, eh? Grazie. Successone di Rai 1. Voglio ringraziare Rai 1 per l'aiuto e ancora una volta il mio editore che è il Pubblico Italiano. Bravo, grazie sempre al pubblico. Alessandro Greco.